insomma, qui deve esserci per forza. Dove incontrare l'insegnante qui da qualche parte, professore? Professore, sì, sono Claudia Fogel, posso entrare? Oh, eccola di nuovo. Oh, accidenti. Cosa mangio ora? Prima il milkshake, poi la mela, oppure il succo. Oh no, è tutto così buono. Oh, signora Fogel, sì, entri, entri, scusi. Prego, prego, si sieda. Ah, buongiorno, sì, si sieda. Tutto bene? Sì, bene, grazie. Insomma, tutto bene, forse troppo. Ho già parlato prima al telefono. Oh, c'è un problema con la professoressa di matematica. Sì, una piccola domanda, signora Fogel. Cos'era successo, insomma? Insomma, me lo puoi ripetere un attimo? Allora, Anna non ha più voglia di andare a scuola e questo è colpa soprattutto della lezione di matematica. Ha veramente paura dell'insegnante di matematica e l'ha presa in giro davanti a tutti gli altri compagni e le ha detto che è la più stupida di tutti e quindi Anna ha pianto e... Oh, possiamo andare un attimo dall'insegnante e parlare con lei e vediamo un po' come funziona? Non si preoccupi. Oh, accidenti, Carol ha veramente combinato qualcosa. Oh, non è possibile. Insomma, non dovrebbe essere proprio così contenta. Può venire un attimo? Ma non è la mamma di Anna? Signora Fogel, ciao! Io sono Steve. Dov'è Anna oggi? Ah, ciao Dave. Anna arriva dopo. Scusate, mi torno subito. Fate pagina 12, primo esercizio. Prego, signor Preside, cosa posso fare per lei? Volevo parlare un attimo con lei di una cosa. Si tratta di Anna Fogel. Probabilmente la conosce, vero? Anna Fogel! Oh, questa studentessa! Sì, veramente, oggi di nuovo non c'è, non è possibile! Oh, accidenti, accidenti! La peggiore studentessa! Cosa, cosa? È mia figlia, come può parlare così di mia figlia, non è vero? Questa Hannah Fogel è veramente la peggiore di tutti gli studenti! È veramente, non è per niente brava a fare i calcoli, non è brava alla lavagna, ha fatto dei brutti compiti, quindi veramente una catastrofe! Cosa, cosa? Non è possibile. Ehi, calma, calma. Non è possibile. Ehi, calmatevi, calmatevi, come me. Insomma, ok, non era divertente, ma calmatevi. Signora Fogel, per favore, si calmi un attimo, io parlo un attimo con la professoressa, ok? Carola, posso chiederti una cosa? Ma sei veramente impazzita? No, non capisce cosa succede durante la mia lezione. Questa Hannah Fogel è veramente... In 20 anni non ho mai trovato una studentessa veramente così... Insomma, veramente la peggiore studentessa che un insegnante possa incontrare. Non lo so, ho parlato con Mr. Handsome e ha detto che con lei va tutto veramente bene, sei l'unico che si lamenta. Non è che ho un problema personale? Allora, ora ti calmi, va bene? Basta, basta. Così non si parla dei nostri studenti, ok? Un po' di rispetto, è il regolamento, ok? Ma non lo conosci! Ehi, Carola, ok? Resta un paio di casi, un paio di giorni a casa in vacanza. Cosa? Sì, così ti calmi un attimo. Ma! Queste sarebbero le conseguenze? No, Allora, signora Fogel, ho parlato con la professoressa e l'ho mandata a casa per i prossimi giorni, quindi farò io lezione, insomma sono io insegnante di matematica per questi giorni, quindi nei prossimi giorni non si preoccupi, ok? Rimanga calma. Oh, ok, allora meno male che se ne è occupata lei, ma questo insegnante non lo so. Chissà se mamma avrà già parlato con la professoressa, magari la vedo prima che entro per la seconda ora. Arrivi adesso? Sei in ritardo! La prima ora è quasi finita! E sai cosa hai fatto? Sai cosa mi hai combinato? Ho sentito bene, è di nuovo questo insegnante che dà fastidio a Anna. Ehi, ha detto mia figlia che è irresponsabile. Ehi, ehi, ehi. Invece sì, mamma, mi ha di nuovo sgridato, mi tratta male. Lo so, ho sentito, ho già parlato anche col preside, quindi non ti preoccupare, andrà tutto bene. Andrà tutto bene quando tornerà a scuola e lei se ne andrà da questa scuola. Quindi non preoccuparti, ho conosciuto la tua insegnante e so cosa volevi dire, ok? Ah, non ti preoccupare, andrà meglio. Ho un insegnante così davvero, non l'avevo mai vista.
avessi avuto una così, anch'io non avrei voluto andare a scuola. Ah, insopportabile. Quindi non ti preoccupare, ora goditi la scuola. Ciao! Ciao, vado a scuola. Insomma, entro in classe così non arrivo tardi. Sì? Mamma, grazie, grazie che hai sistemato tutto. Bene, bambini, allora io farò lezione nei prossimi giorni qui durante la lezione di matematica, quindi per favore prendete la pagina 12 e facciamo l'esercizio fino alla fine. Eravate arrivati lì, no? Cosa siete voi il nostro insegnante per i prossimi giorni? Wow, mi piace davvero. Oh wow, sarà bellissimo! Questo professore è uno dei miei insegnanti preferiti! Al primo posto c'è Mr. Handsome. Oh, Mr. Handsome. Bene, bene, allora chi vuole dire la soluzione? Eh? Io sono di nuovo qui! Anna, sei tornata e vai! Oh, spero che farà tutto bene. E vai!